con la professoressa Cettina Militello, direttrice della cattedra Donna e Cristianesimo alla Pontificia Facoltà Marianum. Ascoltiamo il tema della sua relazione, alcuni interventi su donna a servizio dei malati e dei sofferenti. Una chiesa che è madre, una chiesa dal cuore aperto, dalle braccia aperte, come dice anche la Evangelii Gaudium, punto 46. Veramente la mia relazione non si muove su queste suggestioni. Ho fatto un discorso, l'unico che potevo fare secondo la mia competenza, e quindi guardo piuttosto il rapporto donna-cura, sia dal punto di vista di una cura riconosciuta in senso istituzionale, e dunque la vicenda delle donne e medicina, sia il discorso della donna-cura relativamente all'assunzione da parte delle donne cristiane del modello cristico e dunque dell'attenzione al malato come espressione di Cristo sofferente. E quello che mi sta a cuore è, per un verso, ripercorrere in un'ottica di genere lo stereotipo che le donne hanno come proprio un servizio di cura, come se la femminilità avesse come quintessenza la cura. E dall'altra mi interessa anche porre il problema antropologico e dire che la cura è un'attitudine umana, per cui non è prerogativa delle donne, ma uomini e donne devono scoprirsi capaci di cura. Ora, in tutto questo, quello che cercherò di mostrare è le modalità con cui cristianamente, soprattutto nell'epoca della cosiddetta profezia dei bisogni, le donne si inventano un servizio di cura nei confronti dei malati, nei confronti dei poveri, nei confronti delle sofferenze di qualunque genere. E lì lo spettro va dalle figlie della carità sino alle missionarie della carità di Teresa di Calcutta, cioè da Vincenzo De Paoli o Luisa di Mariac a Teresa di Calcutta. Però per me è importante notare che mentre il modello sino a Teresa di Calcutta ha un deficit antropologico, nel senso che propone la sofferenza, la malattia come qualcosa da accettare cristianamente nel senso passivo del termine, secondo me per il futuro il rapporto donne, malati, sofferenti o malattia, sofferenza va ricompreso per sottolineare la necessità di cambiare e di acquisire veramente un orizzonte di senso, come è stato detto molto bene nella relazione che mi ha preceduta. Cioè, secondo me, il Ministero delle Donne, o più in generale il Ministero di Cura, non può essere una passiva acquiescenza a quello che è la vicenda umana. Il Vangelo è gioia, il Vangelo è, come devo chiamarlo, tra virgolette, cambiamento, metanoia, conversione, rivoluzione, e allora il problema è di elaborare pratiche, procedure che vadano alle radici della sofferenza o della malattia e si sforzino di eliminarle per quella parte in cui appartengono alle strutture di peccato. È chiaro che la sofferenza e la malattia non possono essere eliminate perché appartengono anche al nostro limite creaturale. Ma sicuramente noi cristiani abbiamo molto da dire, molto da fare per rimuovere le condizioni all'interno delle quali si generano la malattia e la sofferenza. Do un esempio suggeritomi dalla relazione che mi precede. La mutazione ambientale, la questione dell'abbassarsi delle aspettative di vita a partire dal degrado dell'aria che respiriamo. Accidenti se non possiamo fare qualche cosa e se non dobbiamo fare qualche cosa per restituire a questo mondo un'aria pulita, delle condizioni che corrispondono a tutto quanto abbiamo acquisito e che ci consente di allungare la vita. Dal punto di vista psicologico, per esempio, si faceva riferimento alla depressione. Accidenti se come cristiani non abbiamo da operare, perché la depressione, che nasce fondamentalmente da un'inquietudine sul senso della vita, non trovi invece nel Vangelo la risposta di senso e quindi la voglia che la vita sia vissuta sino alla fine con gioia, con allegrezza, indipendentemente da quello che è il deficit, che l'età,
che la comporta. Ecco, questa è la linea su cui io mi muoverò, quindi non metafora materna e dunque non applicazione alle donne della metafora della Chiesa, madre compassionevole, ma al contrario un riesaminare in ottica di genere l'ovvietà del rapporto donna-cura, la difficoltà per le donne di esercitare un servizio di cura, diciamo a livelli professionali, scientifici. Una corresponsabilità. E d'altra parte l'elaborare sulla scia del passato e delle testimonianze un modulo di corresponsabilità di uomini e di donne, ma anche di chiarificazione per quanto riguarda le donne come gli uomini del loro dovere di cambiare, del loro dovere di modificare quanto è più possibile il dono che abbiamo ricevuto per gustarlo e ottimizzarlo quanto più possibile. Sono le nuove frontiere e i nuovi stimoli di una missione che ci chiama, a cui ci chiama Papa Francesco. Sicuramente. Stimoli che nascono da un sostrato fortemente culturale, antropologico, come ha detto lei, non una cultura di genere, ma una cultura corresponsabile, dove tutti siamo chiamati. Quando io parlo di cultura di genere intendo parlare di una cultura della corresponsabilità, sì. Perché per me genere è una categoria classificatoria, non è il mostro che viene evocato per dire indifferenza di genere, e quello che voglio dire è che bisogna superare le stereotipie, ecco perché la cura appartiene a maschi e femmine che sono chiamati entrambi ad esercitarla. E invece per quanto riguarda la sensibilità di Papa Francesco la condivido in pieno, proprio perché la gioia del Vangelo esige un'ottimizzazione della vita. È stato felicissimo il relatore che mi ha preceduto nel binomio malattia-sofferenza e nel evidenziare come il nodo sia antropologico, cioè per me la questione è davvero antropologica, il problema è di mettersi di fronte al soggetto umano e coglierlo in tutte le sue sfumature, che non sono soltanto biofisiche, ma sono psicologiche, sociali, etiche, culturali, e con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi lei ha dato, attraverso un suo libro, Il volto femminile della storia, ha dato al, ritorniamo al genere femminile, un ampio spettro non diviso, ma una forte integrazione, una forte connotazione di quello che è il ruolo femminile all'interno della società, integrandosi con l'uomo. Allora, io quando ho scritto Il volto femminile della storia ero nella fase in cui bisognava mostrare la presenza delle donne nella storia, e l'ho fatto giocando sulla rete dei rapporti familiari, la rete dei rapporti ecclesiali, il modello della devianza, perché ogni periodo che io ho tracciato è diviso in queste 10 tipologie. E in quel momento mi interessava far venire fuori le donne e farle venire fuori nel modo in cui nelle varie epoche hanno realizzato, che so, il modello filiale, il modello sponsale, il modello materno, il modello vedovile, oppure il modello della profezia, della regalità, del sacerdozio, e poi, ripeto, l'ottimizzazione e la devianza mi davano la possibilità di vedere una santa di quelle conclamate e un'eretica, una figura ambigua, anch'essa conclamata, proprio per vedere i poli della percezione culturale. E ripeto, anche se il volto femminile della storia non può prescindere dal fatto che la storia e la cultura sono un prodotto dell'interazione di uomini e di donne. Sicuramente talune forme di traduzione della filiazione, della genitorialità, della sponsalità o della regalità, sacerdozio, profezia o il potere della devianza mutano nel variare del tempo, per cui le figure di età patristica non sono riproponibili in età rinascimentale, né quelle di età rinascimentale sono modello a noi nel contemporaneo. Questo viaggio avventuroso nel pianeta donna, che poi risulta sempre dell'intreccio con gli uomini, ci sprona per pensare, ipotizzare una cultura del futuro che è una cultura della relazione, della interrelazione, che è una cultura della comunione, della compassione, dell'incontro, cioè tutti i valori ai quali ci richiama
Papa Francesco, e che non sono valori femminili, o sono valori, della Chiesa. Sì, sì, sono valori umani nel senso più profondo, perché sono iscritti nella creazione dell'uomo a immagine di Dio. E il problema nostro di Chiesa è tradurre questo modello antropologico, essere coerenti a quello che la scrittura ci dice sulla realtà del soggetto umano, uomo-donna, e del soggetto umano nel suo sviluppo culturato. Noi abbiamo davanti delle sfide che possono sembrarci terrificanti. Io penso al discorso della medicalizzazione estrema, penso al discorso della come si chiama tecnicamente, della tecnica medicale, cioè tutte ipotesi che so, il postumano, il transumano, e bisogna che siamo attrezzati, perché intanto sono processi che difficilmente si possono bloccare, a meno che non succeda una rivoluzione culturale che ci riporti indietro. E comunque da cristiani qualche cosa dobbiamo pur dire. Ecco, do un esempio che può sembrare paradossale. Poco fa si diceva le donne non si pongono il problema quando prestano l'utero dell'uso strumentale. Però nella storia italiana c'è la vicenda di una madre che ha portato in grembo il figlio che la figlia non poteva portare in grembo, perché nasceva un'incompatibilità tra lei e il feto. Nel caso di una madre che porta con sé e che porta a maturità il figlio della figlia, c'è soltanto un atto di amore, non c'è un atto suo. Allora anche lì non abbiamo risposte univoche, ma abbiamo problemi che ci interpellano e che dobbiamo, con la nostra sensibilità e con i nostri strumenti, cercare di elaborare, di concettualizzare, di risolvere, possibilmente senza demonizzazioni previe, perché credo che una delle cose che più ci ha reso difficile il linguaggio con chi sta fuori dalla Chiesa è il no ad ogni novità che caratterizza la storia cosiddetta recente. In realtà sono 2 o 3 secoli nei quali noi riusciamo soltanto a dire no. No che diventano sempre più tassativi, sempre più obbliganti. Io penso paradossalmente che su certi temi eticamente sensibili all'epoca di Pio XII si era molto più liberi di quanto non lo siamo oggi. Perché chiuderci in vie senza uscita, laddove invece il nostro non deve essere l'atteggiamento di chiusura, ma deve essere un atteggiamento di dialogo costruttivo con le realtà, anche le più aberranti. Anche perché dietro le realtà aberranti ci stanno sempre persone, e il primato della persona è l'unica cosa che veramente ci connota come cristiani. Noi abbiamo un Dio persona, un Dio comunione di persone, e dunque la comunione, il dialogo, l'ascolto, l'accoglienza, l'interazione sono costitutive del nostro comprenderci al mondo. Ecco, una Chiesa capace di compassione è anche una Chiesa che prima di sparare giudizi ascolta. Non so se mi sono spiegata. Diciamo che è il caso, anche in questo caso, la Chiesa della compassione è la Chiesa in uscita, un esempio di Chiesa in uscita. La Chiesa in uscita è esattamente quella che, anziché crogiolarsi nella polvere stantia e nell'area maleodorante delle sue sagrestie chiuse o delle sue chiese chiuse, finalmente si contamina, perché sicuramente l'aria di fuori non è detto che sia più pulita dell'aria che respira. Ma bisogna contaminarsi. Il problema della contaminazione è un problema culturale, perché riguarda il nostro rapporto con gli altri, l'interculturalità, l'interreligiosità. Senza contaminazione non c'è il futuro. Bisogna correre il rischio di contaminarsi per generare il nuovo, e si spera che riusciamo da cristiani a promuoverlo. E in questo contesto del 26esimo Convegno Nazionale dei Diaconi d'Italia, i diaconi sono stati accompagnati qui a Cefalù dal 2 al 5 agosto dalle loro spose, quindi donna, la donna e diacono è anche un'altra tematica al centro delle varie discussioni, un problema teologico, un retaggio socioculturale. Personalmente sono convinta che la questione non è donna e diacono, ma è donna e ministero, ed è un problema di natura squisitamente culturale. Io ho partecipato al volume che è stato pubblicato qualche mese fa a cura di Serena Noceti, Diacone per quale Chiesa, e ho titolato il mio
contributo sul Ministero. Digressioni impertinenti su un problema ineludibile. Ho giocato sul sottotitolo proprio perché sono convinta che il problema non è teologico ma è culturale. Cioè noi abbiamo una Chiesa che ha interiorizzato, ontologizzato la differenza, non cogliendola come fatto culturale ma cogliendola come fatto ontico, come se la persona umana di sesso maschile fosse ontologicamente diversa dalla persona umana di sesso femminile, mentre la persona è persona e la carne segnata, importantissima per quanto si vuole, non modifica l'ontologia della persona, se proprio dobbiamo fare un discorso di ontologia. La Chiesa probabilmente per motivi di evangelizzazione ha accettato il modello della misoginia culturale. Oggi sappiamo che la misoginia culturale non ha un fondamento scientifico, ma è appunto un fatto solamente di cultura, solo che dietro la misoginia culturale sta il gioco del potere. E il potere è in fondo quello che ha opposto uomini e donne e ha delegato gli uni al pubblico e gli altri al privato. Se la Chiesa si libera del potere e si mette in attitudine di diaconia, probabilmente ci sarà spazio anche per le donne. Se la Chiesa non accetta il suo statuto diaconico, il suo essere per, e allora probabilmente io dico che non ci sarà neanche la Chiesa, perché paradossalmente o la Chiesa è fatta di uomini e donne o altrimenti non abbiamo niente da dire al mondo d'oggi. Naturalmente confido nell'assistenza dello Spirito, so che la Chiesa non verrà meno, tutto più possono morire le nostre Chiese d'Occidente, come sono morte le Chiese d'Africa o le Chiese d'Oriente, e probabilmente la Chiesa passerà ad altri continenti, ad altre esperienze, ma sarà vincente, io credo, soltanto nella interazione maschile-femminile. Quindi per me la questione non è le mogli dei diaconi, ma è uomini e donne che compartiscano, che tipicizzino la diaconia come espressione della Chiesa. Mi ha fatto molto piacere vedere usata l'espressione tipicizzazione, perché fa parte del mio gergo teologico dagli anni Ottanta. Quindi ogni tanto dico qualche cosa passa e la cosa mi diverte, perché per me i ministeri tipicizzano il sacerdozio comune. Cioè il diacono esprime la sollecitudine al servizio che è propria del comune sacerdozio, il presbiterato esprime la lode, la presidenza dell'Eucaristia e dunque tipicizza l'attitudine ancora del comune sacerdozio, così come l'episcopato tipicizza il compito di cura, la corresponsabilità che appartiene al comune sacerdozio. Un'ultima curiosità, in questo caso giornalistica, fortemente giornalistica. Lei ha incontrato il Santo Padre o il Santo Padre ha avuto la fortuna di parlare con lei? Mai. Non è mai successo sino a questo momento, siccome sto curando un volume che è titolato Le donne e la riforma della Chiesa, che uscirà nel prossimo ottobre-novembre, vorrei pregare l'editore in quella circostanza di consentire almeno alle curatrici di consegnare il testo al Santo Padre. Devo dire che ho partecipato ad un volume che era Lettere a Papa Francesco, o caro Francesco, nel quale 31 donne gli hanno scritto su alcuni problemi urgenti. Ma in quella fase non siamo riuscite ad avere accesso. Mi piacerebbe molto incontrarlo, ma anche se non lo incontro, a me sta bene lo stesso. Per usare un luogo comune, io remo con Papa Francesco. Su questo non c'è dubbio, faccio il tifo per la sua riforma. Grazie, prego. Alla gentile.